grandi risultati che stiamo ottenendo sono un segnale chiaro e inequivocabile che abbiamo un grande club alle spalle, tante persone intorno a noi, sopra di noi, che costantemente ci indirizzano e ci permettono di raggiungere due obiettivi. I punti sul campo necessari per la salvezza, ma dall'altra parte l'obiettivo di avere un clima idilliaco nel quale lavorare e nel quale confrontarci. Per cui devo dire che posso solo applaudire tutti i manager che lavorano intorno a noi per la squadra femminile, perché stanno facendo un lavoro umano unico in Italia. Non potevamo aspettarci tutto questo, perché saremmo stati dei presuntuosi probabilmente. È una squadra nata all'ultimo, una squadra che non c'era, un gruppo di persone che non aveva mai lavorato insieme prima e soprattutto la grande responsabilità di onorare da subito una maglietta straordinaria come quella della Sampdoria. Per cui tante pressioni e poche certezze. Però abbiamo trasformato tutte queste difficoltà in un percorso che ad oggi è sicuramente avvincente. Il bilancio di metà stagione è inaspettato, impensabile, propositivo, ma al contempo abbiamo ancora tanto da fare e tanto da dire, perché l'obiettivo deve ancora essere raggiunto. La nostra bravura è quella di far sì che ogni mattina tutti noi che lavoriamo, tutte le calciatrici, sanno che quando varcano la soglia del centro sportivo, quando entrano dentro lo spogliatoio, ogni giorno c'è un clima di gioia, di appartenenza che ci rende speciali e ci fa andare oltre le difficoltà e i limiti che tutti raccontavano che avremmo dovuto avere, e invece li abbiamo superati con questo clima di famiglia che ci lega tantissimo uno con l'altro. Di momenti belli ce ne sono stati tanti e di questo siamo molto fortunati, però credo che la squadra si è unita, ha provato una grande emozione. Io per primo, quando abbiamo incoronato insieme il 100° gol di Stefania Tarenzi, perché dentro quella sua prestazione sportiva c'era tutta l'essenza di un capitano che ha dato tanto al calcio femminile, ma che sta guidando e trasformando questo ambiente, rendendoci tutti i giorni delle persone migliori. Quindi quel suo 100° gol è stata una gioia e anche una liberazione per tutti noi. Ho tante ragazze che al mattino la prima cosa che fanno, vengono ad abbracciarmi, vengono ad abbracciare tutti gli allenatori dello staff. Diciamo che è un po' tutto in un abbraccio quello che abbiamo, e quindi questo è speciale. Abbiamo avuto la bravura e la fortuna, che perché le due cose viaggiano insieme, di accedere addirittura ai quarti di finale di Coppa Italia, e per una neonata è una roba grossa, e quindi il quarto di finale ce lo giocheremo con gusto. E poi bisogna far punti per salvarsi, per centrare l'obiettivo. È ancora distante questo obiettivo, per cui sarà molto difficile, aumenteranno le pressioni, probabilmente il valore di chi non molla intorno a noi, dei nostri avversari, e c'è da stare sul pezzo con il nostro stile. Le cose semplici, fate un passetto alla volta. È stata la mia prima volta a Sam City. Devo dire che è un place to be, c'è un bel mix tra innovazione e tradizione, ed è una bella trovata, un posto che merita di essere visto e soprattutto vissuto. Avevo vissuto in una città oceanica come Seattle, negli Stati Uniti, dove ho allenato, ma chiaramente è la prima volta nella quale vivo per un periodo ormai lungo in una città di mare come Genova. L'energia che ti dà il mare è pazzesca, senti la sua energia, la puoi respirare, la porti in campo con te, e poi abbiamo la fortuna di vedere il mare dal campo in ogni allenamento, quindi ogni giorno per noi c'è questa energia speciale che ci arriva dal mare, e questa forza ce la teniamo stretta. Credo che la storia di Genova parli da sé, per Genova e di Genova, ed è una bella fortuna poter vivere in una città che ha tutta questa tradizione. Devo dire che sono molto molto ben ambientato in questa nuova realtà.